giunti all'ultimo progetto, progetto che ci porta dalla provincia di Mese, in particolare ci porta a Riccione, dove un programma, un progetto molto interessante, molto vivace, ha permesso ai ragazzi e ai suoi protagonisti di sperimentarsi anche come giornalisti, di tentare già, chissà, una professione del futuro per quanto mi riguarda. Allora, il progetto si intitola Incoscienza Civile, scuola e il liceo Alessandro Volta Federico Pellini di Riccione, che ha lavorato con l'archivio del premio Ilaria Alpi e la biblioteca comunale. Ancora sono presenti e coinvolti in questo progetto l'associazione Ilaria Alpi e il premio Riccione per il teatro. Piace sottolineare che veramente questa idea ha portato forse fuori dagli schemi e da referenti molto di settori, il premio Ilaria Alpi, un premio importante, un'iniziativa tra quelle che proprio si sono segnalate in questi anni, e ha fatto sì che i ragazzi potessero acquisire questo patrimonio per conoscerlo direttamente, tenete conto di quanto materiale, quanti filmati, quanti documentari, quanta vita del mondo e situazioni questo premio attraverso i lavori di partecipa propone. I ragazzi se ne sono fatti protagonisti, l'hanno rielaborato, si sono appoggiati anche al premio Riccione Teatro, altra istituzione di vecchia data e gloriosa istituzione riccionese, e da questo è nata la possibilità di realizzare direttamente, da quello che ho detto, programmi, puntate radiofoniche, perché nel frattempo Riccione si è dotato di una sua radio web. Ragazzi, a voi la parola, grazie.